Allora, l'idea di seminario che abbiamo pensato con i colleghi è suddivisa in tre momenti. E io parlerò fondamentalmente del modello SWOT e delle problematiche di mettere in opera un modello complesso come questo. E andremo a vedere un'applicazione del modello alla scala di Regione Sardegna e Piero ci illustrerà le problematiche e le complessità del mettere in opera un modello che poi deve rappresentare il ciclo idrologico per la regione. E infine vedremo l'utilizzo delle tecnologie abilitanti che sono alla base della messa in opera di queste infrastrutture di calcolo e quindi per l'analisi di problemi complessi. E quindi ci farà vedere quali sono le tecnologie che sono utilizzate, come queste devono essere integrate per poi produrre sistemi che sono fruibili all'ente pubblico, al gestore, al cittadino. Quindi l'idea del seminario nasce suddivisa in questi tre filoni. Io farò la parte diciamo più concettuale, Piero si calerà nel contesto della Sardegna, Costantino racconterà tutta l'infrastruttura e le tecnologie con cui noi intendiamo esporre poi i servizi legati al modello SWOT. In questa premessa ho già dato il là per capire il contesto su cui noi ci muoviamo. In realtà come centro di ricerca noi siamo molto orientati a avere un piede nel contesto applicativo, quindi nella pratica. Siamo un centro di ricerca che non fa studi diciamo, teorici di ricerca di base, ma vogliamo andare a impattare il contesto e il territorio su cui diciamo, ci collochiamo. E quindi una delle prime esigenze che vogliamo rispondere sono quelle dei gestori, quindi ad esempio ADIS, ho messo qui ARPAS, perché sono anche quelli con cui abbiamo più avuto a che fare negli ultimi anni, quindi dando esigenze, portando all'attenzione nostra poi quelle che sono le finalità dei gestori dell'ARPA. Il percorso virtuoso che noi abbiamo creato proprio con loro è capire che la buona ricerca può essere utilizzata anche in un contesto diciamo pratico. In definitiva i vincoli normativi stanno imponendo sempre di più agli enti gestori la necessità di avere strumenti affidabili. Quindi in definitiva il paradigma che noi vogliamo andare a promuovere è quello di mettere insieme competenze che sono eterogenee, che nascono dal contesto ingegneristico, della fisica, della matematica e via dicendo, per andare a fondere queste competenze in strumenti ad alto valore aggiunto. Quello che noi ormai ci siamo arrivati a concepire è che servono infrastrutture di analisi e di calcolo diciamo per l'interpretazione di fenomeni ambientali basate su una multidisciplinarità di competenze. Tutto questo alla fine si scontra poi con la necessità di avere tecnologie diciamo abilitanti. Quindi vediamo, ho messo qui giusto per capire il contesto su cui un impianto modellistico poi deve andare a essere integrato. Alcune tecnologie sono i GIS, i database relazionali, i codici numerici, tecnologie web-based, e in realtà le applicazioni ambientali, ma anche le stesse infrastrutture di modellazione modellistiche, si basano ormai su architetture client server. La finalità di queste architetture, poi, se poi andiamo a vederle in termini operazionali, è quella di consentire all'utilizzatore di avere piattaforme con cui fare compiti on demand, cioè avere un'esigenza e tramite un'infrastruttura dedicata che renda accessibili le banche dati, le infrastrutture di calcolo, avere la possibilità di fare analisi complesse sfruttando diciamo, la rete, sistemi di virtualizzazione, sistemi di calcolo, tipicamente sistemi ad alte prestazioni come HPC, dove i servizi erogati sono fruibili in maniera semplice. Questo quanto sto raccontando è abbastanza semplice da dirsi, ma poi vediamo che nel concreto è estremamente complesso. Infatti nelle applicazioni che racconteremo vedremo anche di capire in termini di numeri, di dimensioni, cosa vuol dire mettere insieme queste infrastrutture di calcolo, queste competenze per avere quindi prodotti fruibili. E questo poi alla fine la vera sfida della ricerca che ne facciamo, cioè quella di rendere questi prodotti utili alla comunità. E, a differenza di molti approcci che ormai fanno parte del passato,
non ci discostiamo, perché gli approcci modellistici che noi vogliamo mettere in opera sono basati su modelli, diciamo, che hanno un approccio fisico. In questo ci discostiamo dagli approcci tipicamente definiti a scatola nera, black box o concettuali, i quali in realtà prediligono o escludono di capire quello che sta succedendo all'interno dei sistemi, ma cercano in qualche maniera più o meno complessa di raccontare il rapporto input-output disconoscendo la comprensione del fenomeno. Questi approcci, detti appunto a scatola nera, hanno l'utilità di riuscire a riprodurre i fenomeni nelle condizioni di funzionamento, quindi viene fatto un feeding, però cadono in difetto nel momento in cui ci allontaniamo da quelle condizioni in cui il modello viene calibrato. Per queste ragioni la modellistica ambientale è evoluta per andare nella direzione di approcci più complessi, e in questa direzione appunto nasce il modello SWOT, che il cui acronimo vuol dire Soil and Water Assessment Tool, il quale è un modello idrologico semidistribuito a scala di bacino, ha un approccio fisico, è una definizione un po' impropria, però rende l'idea sulla filosofia che ci sta dietro appunto il modello. La finalità è quella di permettere la riproduzione del ciclo idrologico e quantificare l'impatto nel medio e lungo termine delle pratiche di gestione del territorio, quindi risorsa suolo, risorsa idrica e tutto quello che può essere fatto appunto nel territorio. Quello che infatti il modello permette di modellare è il cosiddetto ciclo integrato dell'acqua. Con il ciclo integrato dell'acqua intendiamo non soltanto il ciclo idrologico, ma poter calare nel territorio tutte quelle forzanti che sono tipiche, tipicamente dovute all'azione dell'uomo. Quindi vedremo che possiamo mettere le dighe, il piano di regolazione, possiamo aggiungere fonti di emissione puntuali, che possono essere gli scarichi industriali, civili, possiamo pensare di aggiungere alla moderazione fonti di pressione diffusa, ad esempio di origine agricola o zootecnica. Il modello quindi permette di integrare al suo interno tutta una serie di condizioni e situazioni che fanno avvicinare questo modello a uno strumento capace di vedere e analizzare dinamiche complesse, quindi non soltanto la naturalità, ma anche in condizioni di utilizzo del territorio. E chiaramente il sistema si basa fondamentalmente su una forzante meteo climatica che è alla base di qualsiasi modello, diciamo, idrologico. E, da un punto di vista dello strumento, il modello è estremamente performante, si basa ed è interfacciato sul sistema informativo territoriale, un GIS, quindi permette da un punto di vista del modellatore di andare a vedere i fenomeni alle scale spazio-temporali pertinenti. Questo è sicuramente un aspetto, diciamo, che ha premiato questo modello. L'ha premiato talmente tanto che forse oggi è il modello idrologico più usato al mondo. Dal punto di vista della letteratura scientifica abbiamo veramente un ricchissimo campionario di applicazioni fatte con questo modello, il che è assolutamente un vantaggio perché abbiamo a disposizione tutta una serie di casistiche con cui confrontarci, da cui prendere spunto e comunque con le quali bisogna in qualche modo avere un confronto. Questa è una motivazione assoluta che ci ha portato a fare anche questa scelta in un periodo storico in cui il CLS4 stava sviluppando diverse cose, e noi ci siamo indirizzati verso questo modello open source e che permette appunto di vedere non soltanto una parte del ciclo dell'acqua, ma vedere il ciclo integrato dell'acqua nella sua completezza. E come funziona questo modello? Perché poi alla fine siamo tutti curiosi di capire cosa c'è al proprio interno. Questo modello funziona su due livelli dal punto di vista proprio del core del programma, su due livelli di disaggregazione spaziale. Uno è l'attribuzione, la definizione dei bacini, sottobacini, quindi idrografici, e all'interno del bacino e sottobacini vengono definite un secondo livello di discretizzazione spaziale definita come HRU. Queste derivano dall'intersezione di tre strati informativi che sono tipicamente il suolo, l'uso del suolo e le classi di pendenza. E in questa maniera noi possiamo
divide il bacino idrografico in una serie di sottounità che devono riflettere in qualche maniera il comportamento del sistema fisico. E, nell'applicazione a scala regionale che verrà presentata da Pierre, in realtà superiamo questo approccio e avremo un unico modello a scala regionale. Ciò non vuol dire che il bacino idrografico è disconosciuto, vuol dire che possiamo gestire in un unico, con un'unica infrastruttura di calcolo, tutto il contesto della regione Sardegna. Quindi avremo un numero arbitrario di bacini idrografici che viene gestito in un'unica maniera. E questo è un punto di forza dell'applicazione, che delle applicazioni che possono essere sviluppate da SWOT, perché possono permettere la comunicazione di bacini idrografici, ad esempio con trasferimento di massa d'acqua da una città all'altra. Quindi possono permettere gestione, piani di gestione in cui più bacini idrografici sono messi in comunicazione con qualche regola definita, diciamo, dall'utilizzatore. E, dal punto di vista fisico, i processi vengono simulati su due ambienti, diciamo, separati ma in comunicazione. La land phase, quindi tutto quello che avviene a livello di suolo, di matrice suolo, e la routine phase, quello che avviene nel fiume. Poi gli scambi tra matrice suolo e fiume sono da entrambi i lati, però diciamo che dal punto di vista delle routine di calcolo il modello li tratta in maniera, diciamo, diversificata. Dal punto di vista dei processi modellati, SWOT principalmente nasce come modello idrologico sul quale poi sono state create una serie di routine che permettono la valutazione del ciclo dei sedimenti, la crescita della vegetazione e dei nutrienti. Chiaramente anche il modo in cui li ho messi in cascata questi tre fenomeni evidenziano che c'è un rapporto di causa-effetto. Il ciclo idrologico, quindi il modo in cui l'acqua avviene, si trasforma in evapotraspirazione, diventa un scellamento superficiale, raggiunge gli strati acquiferi profondi e superficiali, determina tutta una serie di effetti concatenati che vanno a toccare tutta una serie di problematiche del secondo, ad esempio il ciclo dei sedimenti. E i sedimenti vengono messi in moto dal ciclo dell'acqua quando avviene il ruscellamento, quindi il sedimento viene portato via dalla propria posizione nel momento in cui si instaurano fenomeni dovuti principalmente alla correlazione. La stessa maniera il ciclo dei sedimenti impatta in maniera importante, quindi la matrice suolo impatta il ciclo della vegetazione, il ciclo di crescita delle piante, che a sua volta va a impattare il ciclo dei nutrienti. Quindi sono tutte queste catene che sono collegate al ciclo idrologico che rendono questo modello forse un unicum nel panorama internazionale, perché non guarda soltanto la componente idrologica, ma permette di studiare anche i fenomeni ad esso connessi, quindi legati tipicamente alla qualità dell'acqua. In sintesi, il modello SWOT è un modello integrato, dove vediamo in questa figura un po' tutto quello che può essere messo all'interno di questo strumento. Veramente noi possiamo inserire nel modello tutte quelle che sono le pratiche di gestione delle cause di pressione sul sistema, ad esempio nei complessi industriali, scarichi civili industriali, ovvero piani di gestione agricola che avvengono a livello, chiaramente in termini di modello SWOT, a livello di HRU. Quindi permette la simulazione nel medio e lungo termine di quelli che sono gli effetti della gestione del territorio in un contesto di variabilità climatica. Dal punto di vista della storia di SWOT, SWOT nasce intorno agli anni 70-80, però il modello conosciuto proprio come SWOT in realtà è del 1990, fu battezzato come SWOT in questo proprio mio periodo. Da quel momento in poi il modello ha avuto una crescita veramente esponenziale. La ragione del successo del modello, come ho già annunciato, è dovuta anche al fatto che il codice è stato quasi da subito interfacciato al sistema informativo territoriale, quindi un GIS. Oggi sono diverse le interfacce che possono essere utilizzate, la più utilizzata forse è quella con ArcGIS, e tuttavia ci sono soluzioni anche tra virgolette a basso costo come l'interfaccia sviluppata con Quantum GIS, quindi questa QSWOT. Queste soluzioni hanno permesso la diffusione dello strumento, in quanto diventa semplice gestire l'input e l'output
perché noi siamo in grado, con interfaccia amichevole, di andare a guardare le pressioni, gli stati, le parametrizzazioni in maniera semplice, in maniera interattiva. Infatti uno dei il successo del modello SWOT, prima che per la qualità del codice delle routine ci stanno dentro, è dovuta alla possibilità del modellatore di utilizzare un'interfaccia tipo GIS. Questa è ad esempio l'interfaccia di ArcSWOT, dove si vede il delineatore, e quello strumento che ci permette quindi di, partendo dalle condizioni orografiche, di costruire il reticolo virtuale, incluire le linee di fluvio e quindi le linee di disfluvio, quindi sotto bacini e i bacini idrografici. E dal punto di vista dell'infrastruttura dati, cosa vuole il nostro modello? Poi vedremo le problematiche che ognuno di questi elementi ha in realtà. Vuole sicuramente, come primo elemento, una descrizione dell'orografia. Tipicamente questa informazione è contenuta nel cosiddetto DEM, Digital Elevation Model. E prende come dati climatologici minimali temperature e piogge, tuttavia il modello di evapotranspirazione può essere più complesso di quello delle Graves, e possiamo avere come possibilità per il dato climatologico anche schede anemometriche, irraggiamento solare e come ultimo parametro la pressione al suolo. E questi parametri permettono, a seconda del modello di evapotranspirazione utilizzato, il calcolo appunto dell'evapotranspirazione potenziale reale. Altri dati di input del modello sono i dati dell'uso del suolo, tipicamente che sono definiti da delle carte digitali e raster vettoriali, a cui devono essere associate le parametrizzazioni, cioè ogni unità territoriale che definisce una classe di vegetazione cui deve essere tradotta all'interno del modello in una serie di parametrizzazioni che la descrivono in termini numerici. Stessa cosa l'ho detto per il tipo di suolo, quindi carta digitale, raster vettoriale, a cui devono essere associate tutta una serie di parametrizzazioni che descrivono i parametri del suolo che poi andranno a influire nel ciclo, diciamo, idrologico. E questi dati di base sono il passo, diciamo, lo step zero per mettere su un modello di questo tipo. E in realtà abbiamo bisogno di molte più informazioni di quelle che sto dando in questa slide, e minimalmente abbiamo necessità anche di serie di portate, se parliamo di biologia, per la calibrazione del modello. E queste informazioni precedenti poi possono essere coadiuvate con tutta una serie di informazioni, quali il reticolo idrografico, le proprie caratteristiche, ad esempio l'aria in base traverse o per di regolazione, se vogliamo fare una modellazione che si spinge a vedere le condizioni di bilancio idrologico anche in condizioni di impatto antropico, possiamo avere diciamo, la presenza delle sezioni di controllo, per esempio nel modello regionale abbiamo inserito tutte le sezioni dell'APAS, dove ci sono valori, dove possono essere recitati valori di qualità dell'acqua, ad esempio il fosforo, organico minerale, nitrato, nitriti, ammonio e così via, che permettono di andare a capire come la gestione del territorio si traduca poi in stati e quali quantitativi della risorsa idrica. E altresì possono essere inserite le fonti puntuali, quindi scarichi di cicli industriali, fonti diffuse di inquinamento, quindi derivanti da di origine quindi agricola o zootecnica. Diciamo che il modello in questo senso ha una ricchezza e una competenza di possibilità che lo rendono veramente uno strumento unico nel momento in cui riusciamo a costruire un modello calibrato per la gestione del territorio. Come funziona? Questa slide è ancora una provocazione, perché in termini abbastanza semplificati non ci aspettiamo nulla di diverso da questo, però in realtà c'è un punto importante che trovo, che spesso chi si affaccia alla modellistica ambientale perde di vista. E noi abbiamo tipicamente una base dati, parametrizzazioni, dati di input, quindi costanti meteoclimatiche e antropiche, e queste vengono gestite da un preprocessore, ad esempio un ArcGIS. Questo è l'input tipicamente che viene preso per la costruzione di un modello, però in realtà tutti i sistemi modellistici un pochino più complessi in realtà ci nascondono una complessità, e per il quale questo input, questo dato, viene poi ritagliato, editato in qualche maniera, tipicamente viene semplificato per produrre poi il vero input che alimenta il codice numerico.
E questa semplificazione introduce tutta una serie di problematiche che noi dobbiamo gestire. Quindi anche voi, se avete la voglia di sperimentare l'uso di questo modello, in realtà troverete che non avete un controllo diretto del vero input che va ad alimentare il modello SWOT. E noi come centro di ricerca siamo andati anche nello specifico di ogni singolo file, siamo andati a verificare tutto quello che succede tra il passaggio della banca dati al primo punto e poi il dato che veramente entra nel modello. E chiaramente in questa operazione di preprocessing ci sono diversi modelli, non ultimo anche il calcolo delle pendenze, il calcolo della lunghezza media del versante, presuppongono una serie di algoritmi che non devono essere dati per scontato. Tipicamente chi si affaccia alla modellistica dà per scontato davvero tantissime cose e questo comporta che poi nelle fasi di validazione e calibrazione del modello spesso e volentieri si perdono di vista dove sono le vere incertezze nell'utilizzo dello strumento. Questo era giusto per stimolare soprattutto gli studenti nell'affrontare un approccio modellistico non in maniera semplice, ma andare a verificare quello che succede in ogni singolo passaggio, perché ogni passaggio produce un effetto, un qualche effetto con il prodotto che noi andiamo a realizzare. Dal punto di vista del flusso di lavoro, questo è di carattere generale, quindi se togliamo SWOT e mettiamo un altro qualsiasi dei modelli idrologici, il flusso rimane sempre lo stesso. E abbiamo dati di base che producono input, che producono all'interno del modello quindi un output. Questo output, per poter essere utilizzato, deve essere misurato, deve essere confrontato con una condizione di riferimento, tipicamente una condizione misurata. Ora, è un problema complesso capire se un modello sta riproducendo un fenomeno naturale. È un problema complesso e per poter essere affrontato noi dobbiamo per forza fare diverse operazioni. Queste operazioni sono un'analisi di sensitività, la calibrazione del modello, la validazione del modello e l'analisi delle incertezze. Qualsiasi, per rimanere in termini sulla tematica tecnico-scientifica, qualsiasi articolo che non, basato che vuole presentare tutto di biologia, che non segue un approccio rigoroso come quello appena descritto, non viene pubblicato, giusto per essere pragmatici nel campo della ricerca. Ma io dico anche parallelamente nel campo dell'operatività, nessun modello può essere utilizzato in qualunque maniera, in un contesto operativo, se non segue un altrettanto approccio rigoroso. Cioè noi dobbiamo misurare punto per punto le incertezze, quali sono i parametri che principalmente regolano il ciclo dell'acqua nei territori che stiamo studiando, che sono problematiche alla scala locale, non sono problematiche che possono essere traslate da contesti geografici differenti. Ogni contesto ha la sua peculiarità e deve essere analizzato in termini particolari. E dobbiamo fare una calibrazione e una validazione. Soltanto quando riteniamo che questo processo iterativo e complesso ha prodotto un risultato soddisfacente, allora il modello può essere usato per quello che è la sua finalità reale. Cioè noi non mettiamo su un impianto modellistico esclusivamente per riprodurre una condizione nota, questo ci comporta anche il beneficio di capire cosa sta succedendo nel sistema, ma lo mettiamo in opera principalmente perché poi lo strumento può essere usato per, per esempio, la generazione di scenari, cioè capire cosa succede se nel sistema avvengono determinate variazioni. Una delle variazioni che ormai è più di interesse nella comunità scientifica, ma non solo, sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Questi i cambiamenti climatici vanno a impattare il ciclo idrologico, i fenomeni che sono connessi, e quindi hanno un assoluto interesse sia per la comunità scientifica che poi il cittadino e chi fa la gestione della risorsa idrica. Ora, valutazione di scenari di qualunque tipo può essere fatta solo nel momento in cui noi abbiamo un modello che è robusto, un modello che è affidabile, un modello in cui abbiamo misurato quanto bene, quanto è in grado di riprodurre una condizione di campo nota. E tornando alla prima schematizzazione, ma giusto per dare degli elementi di riflessione per chi vuole poi andare a approfondire l'utilizzo del modello. E la stessa prima schematizzazione spaziale, quella della definizione dei sottobacini, dei bacini geografici,
pone tutta una serie di problematiche che devono essere affrontate. Non vado a definire e raccontare cos'è il bacino idrografico, credo che siate tutti più o meno consci di cosa sia, però quello che voglio farvi riflettere è il fatto che le condizioni di naturalità, i limiti di impluvio e di spluvio, in contesti, ad esempio come quello della Sardegna, spesso e volentieri vengono messi in, tra virgolette, in dubbio, nel senso che la naturalità è spesso tra virgolette trasformata. Abbiamo che i corsi d'acqua vengono regimati, vengono spostati rispetto alle loro direzioni preferenziali, abbiamo tutta una serie di canalizzazioni che portano l'acqua da bacini ad altri. Quindi quello che è il contesto di riferimento nel quale l'acqua piove all'interno del bacino idrografico raggiunge una sezione di chiusura, in realtà poi scopriamo che in contesti antropizzati questo cade, questo presupposto cade. Pone tutta una serie di problematiche per chi fa la modellazione, dove si confronta su un contesto che è quasi sempre antropizzato e sul quale bisogna comunque fare un ragionamento che porta a una serie di problematiche che devono essere gestite. E nello specifico poi per la gestione e la delineazione e la scelta poi della struttura, diciamo, geometrica del modello, entro tutta una serie di ragionamenti. Pongo l'attenzione sulla normativa. La normativa è poi il contesto di riferimento sul quale noi ci dobbiamo, tra virgolette, confrontare. Pone tutta una serie di problematiche che devono essere gestite. Quindi anche nell'implementazione a scala regionale noi abbiamo, tra virgolette, fatto lo sforzo di confrontarci con la normativa per essere il più possibile aderenti con quelli che poi sono i presupposti di chi deve andare a gestire la risorsa idrica. Ad esempio, un decreto interessante per chi fa moderazione idrologica è sicuramente il 131 del 2008, ma la stessa volta che non diretti, che dà una serie di indicazioni importanti da seguire. E l'analisi, quindi la descrizione geometrica, sembrerebbe poi svincolata da tante considerazioni che in realtà dovrebbero essere fatte. E queste considerazioni poi vanno a influire sul modello idrologico, su quello che il modello può produrre. E mette in evidenza il fatto che nella discretizzazione deve tenere presente posizione degli scarichi, posizione di invasi, traverse, la posizione della presenza di ambiti di transizione, i punti di monitoraggio, sia qualitativi che quantitativi, tutte quelle sezioni che possono essere ritenute di interesse, perché su quelle sezioni poi il modello produrrà le risposte che saranno poi l'oggetto dell'analisi, oppure saranno l'oggetto con cui noi faremo le scelte sul territorio stesso. Quindi questa prima schematizzazione, che è la più semplice, in realtà ha un livello di complessità importante, perché da questa deriveranno tutte le conseguenze di un modello complesso come quello suo. Il secondo livello di schematizzazione sono le HRU, definite aerological responsioni, cioè quelle aree caratterizzate dalla stessa combinazione di copertura di suolo, di vegetazione, uso del suolo e classi di dipendenza. E queste sono praticamente definite sui tre elementi, quindi lo specifico sono i principali, uso del suolo, tipo di suolo, e quindi permettono di capire quale è la cella rispetto al quale il bilancio idrologico all'interno del suolo viene calcolato. Ora, immaginiamoci questo, un modello come quello della regione Sardegna, e ha una ricchezza, abbiamo più di un centinaio di bacini idrografici che sono suddivisi in qualche migliaio oltre di sottobacini. Ogni bacino idrografico è ulteriormente diviso in svariate decine di HRU di problemi di età fatale. Stiamo crescendo. Qual è il livello con cui noi possiamo andare a descrivere il territorio? C'è un limite fisico, se non altro perché dal punto di vista computazionale, più aumentiamo la ricchezza di elementi che descrivono il territorio, più sarà difficile gestire poi il modello stesso. E come approccio metodologico, io chiedo sempre, chi lavora nel campo della modellistica, di partire da schemi semplici e poi andare ad approfondirli, perché un problema complesso spesso e volentieri non ci fa vedere dove sono le criticità. Lavorare su sistemi più semplici ci permette di andare a verificare quelle che sono quelle problematiche del territorio e quindi andare poi a dettagliare in maniera più importante quegli aspetti che sono più salienti.
Quindi la definizione delle HRU è il passo fondamentale. Una volta che noi abbiamo definito la geometria, quindi la tipologia del territorio, i bacini e i sottobacini, dobbiamo andare a analizzare i due elementi fondamentali, il suolo e l'uso del suolo. E chiaramente il suolo, come l'uso del suolo, vanno ad impattare proprio il ciclo idrologico, perché sono alla base di quello che poi è la risposta idrologica a quelle sono input. Quindi, per esempio, il suolo all'interno di svolte è scritto in termini numerici da una serie di parametrizzazioni che definiscono il nome dell'unità di suolo, la classe idrologica, la profondità della riccia all'interno del suolo, la profondità del singolo layer di suolo, la tessitura, densità apparente, percentuale di lingua, argilla e sabbia, percentuale di scheletro roccioso e così via. Tutti questi parametri in qualche misura li dobbiamo andare a mettere su per poter fare la modellazione tra di suolo. Questi parametri poi sono quegli oggetti che saranno messi in calibrazione quando vogliamo mettere sul modello. Il secondo pezzo nella schematizzazione del report è la copertura della vegetazione. La vegetazione è il secondo elemento fondamentale che noi dobbiamo considerare per la definizione delle HRU. La copertura del suolo, quindi la vegetazione, definisce una protezione del suolo stesso, quindi la pioggia che arriva al suolo è quella che è permessa appunto di arrivare al suolo, quindi quella che è depurata dalla parte di dietro del punto del piano. Quindi ci sono due effetti che la copertura della vegetazione esercita dal punto di vista idrologico: da una parte intercetta l'acqua e ne immagazzina una parte, dall'altra protegge il suolo dalla pioggia stessa. E qui vediamo il livello di parametrizzazione che deve essere definito per ogni classe di vegetazione. E fortunatamente le classi di vegetazione sono state ampiamente studiate, quindi tutti questi parametri per ogni copertura di vegetazione sono noti, quindi possono essere utilizzati. Tuttavia queste stesse parametrizzazioni devono essere esse stesse oggetto di calibrazione e validazione. Perché? Perché ad esempio anche in Sardegna abbiamo una condizione tipica in cui piante hanno dimensioni più ridotte, dimensioni floreali diverse. Abbiamo delle tipicità anche per le tipologie di specie di vegetazione che ci rende necessario una ricalibrazione di quei parametri all'interno di quel range di variazione, tra virgolette, naturale di quei parametri, che rendono necessario appunto un confronto diretto con questo tratto informativo. E la climatologia è un altro oggetto estremamente delicato all'interno dei cicli idrologici. E spesso e volentieri, e anche in Sardegna questo qualche volta accade, non si hanno a disposizione le piogge e le temperature. All'interno del modello SWOT c'è uno strumento che permette appunto la generazione di campi sintetici di precipitazione e di temperatura per andare a colmare eventuali buchi o lacune. Nell'implementazione a scala regionale abbiamo sviluppato un nostro modello, una nostra visione del problema che supera questa, andando a ricostruire i dati mancanti con un approccio basato sulle serie meteorologiche, è una variazione del metodo quantile-quantile-shuffle. Non sarà oggetto della presentazione, però tenete presente che chi fa idrologia, una delle principali cause di incertezza nell'utilizzo dei modelli è proprio la climatologia. Quindi tornando indietro e ripercorrendo cosa produce il modello SWOT. Il modello SWOT quindi permette lo studio del ciclo idrologico, del ciclo di sedimenti, dei nutrienti, quindi fosfo-azoto, pesticidi e crescita vegetazionale. Questo per la rain phase. E per la routine phase, parallelamente, abbiamo la valutazione del flusso per il trasporto di sedimenti nel fiume, dei nutrienti, pesticidi e parametri di qualità ad esso associati. Dal punto di vista della modellazione, il modello SWOT per la parte di fiume si appoggia a una variazione del modello Qualume, adesso credo che sia definito col K. Comunque, dal punto di vista della,
delle routine utilizza l'approccio proprio di Paul Graham. Adesso cambio presentazione per ora quello che ho raccontato per SWOT e questo secondo argomento sono assolutamente complementari. E come dicevo nella presentazione di prima, non ci può essere un approccio modellistico che non segue un approccio rigoroso. Quindi se noi vogliamo fare una qualsiasi applicazione di modellazione, che sia con SWOT, sia con PRIS, che sia con MySheet, qualunque modello voi scegliate, deve per forza seguire un approccio di questo tipo. Il modello l'ha buttato messo su, deve essere fatto un'analisi di sensibilità, deve essere calibrato, deve essere validato, dobbiamo fare un'analisi delle incertezze. E la complessità è enorme, chiaramente, perché soltanto il punto model parametrization, la parametrizzazione di un modello, ci pone una serie di domande: la qualità del dato, la risoluzione dello stesso, i parametri sopra dei misurati, sopra dei derivati, prendiamo un parametro che viene associato ad un paesaggio di suolo, ma quello è un parametro puntuale che poi viene esteso a quella serie. Ora, sappiamo benissimo che poi, proprio per descrivere il suolo, esistono eterogeneità di piccola e grande scala. Quindi quella stessa parametrizzazione pone e ha in seno tutta una serie di incertezze che nella valutazione di un'analisi modellistica devono essere tenute in considerazione. La seconda domanda appare una provocazione: cos'è un modello calibrato? In realtà è molto più centrale di quanto possa sembrare, quello che discuteremo. E un altro aspetto centrale è l'incertezza e la non unicità di soluzione. Cosa vuol dire? Che in realtà il dato di confronto ha una sua incertezza, perché quando misuriamo una qualsiasi grandezza, questa comunque non è conosciuta al 100%, c'è sempre un margine di incertezza. Per esempio, nella misurazione delle portate tratti buoni sono enormi gli errori che possono essere commessi, anche se utilizziamo zone più controllate con tramazzi, usando per la scala delle portate, abbiamo degli effetti di incertezza che possono essere derivati. Quindi l'incertezza del dato di confronto pone un problema quando noi calibriamo. Quando noi calibriamo andiamo a ottenere non solo una condizione migliore, ma un range di soluzioni, una variabilità, una moltitudine di soluzioni che sono tutte compatibili con quella situazione di riferimento che noi stiamo studiando. Quindi in realtà non esiste mai una sola soluzione a un problema modellistico. E soprattutto quando ci trattiamo di modelli complessi come per lo SWOT, prendiamo un modello black box, è più semplice, abbiamo l'ottimizzazione, facciamo il filtro, abbiamo la best simulation, rinunciamo a capire che in realtà il fenomeno non è del tutto conoscibile e diamo una soluzione, diciamo, univoca. E quindi la parametrizzazione che dicevo poc'anzi è alla base di una riflessione più importante. Qual è il livello di approfondimento che noi dobbiamo attribuire? E vi garantisco che passando da un FRU, quindi da una cella del nostro modello, ad una adiacente in cui la stessa formazione di suolo è utilizzata in maniera differente, i parametri stessi che descrivono quel suolo cambieranno di poco, ma un po' cambiano. Ora, qual è il livello di distribuzione di variabilità spaziale che possiamo accettare? Possiamo andare in realtà ad approfondimenti sempre più spinti, non c'è un vero limite teorico, in pratica un limite esiste, perché quando noi alimentiamo il nostro modello di una variabilità sempre crescente nella descrizione dei singoli parametri, vuol dire che sta crescendo la mole di informazioni che noi dobbiamo possedere per poter giustificare la scelta, ma sta crescendo anche il calcolo e la gestione dei processi che stiamo simulando, e quindi cresce parallelamente tutto quello che è legato alla gestione del modello stesso. Quindi sì, la parametrizzazione pone e porta tutta una serie di problematiche che devono essere assolutamente gestite. Tornando alla domanda un po' provocatoria, cos'è un modello calibrato? E scopriamo che un modello è calibrato secondo il target, cioè non esiste un modello che in assoluto riduca tutto. Se io calibro, passo
per esempio l'annuale, scopro che quando vado a fare analisi a passo mensile, quel modello calibrato cade di difetto. Se io calibro un modello a passo mensile, faccio l'analisi a passo giornaliero e scopro che le performance che ho ottenuto a passo mensile non sono le stesse che posso ottenere a passo giornaliero. Calibro il ciclo idrologico, per esempio con le portate, poi vado a vedere cosa succede al ciclo dei sedimenti e scopro che quel modello perfettamente calibrato in realtà cade in difetto o non è esattamente quello che mi aspetto in termini di performance guardando per esempio il ciclo dei sedimenti e così via. Non c'è un limite e non c'è una vera definizione. La definizione è esclusivamente dipendente dall'obiettivo con cui noi mettiamo su il modello stesso. Quindi lì stiamo ponendo poi la base con cui noi andremo a guardare e indagare come il modello che abbiamo analizzato sta riproducendo il fenomeno di nostro interesse. Le incertezze, questo è un campo estremamente stimolante. Mi voglio concentrare principalmente sulle incertezze del modello, perché in realtà chi fa modellazione è sempre convinto di aver capito tutto. In realtà sono tantissimi gli aspetti della modellazione che anche il miglior modellatore non prende in esame, perché non sono noti, e perché il modello non ha quei routine che permettono di verificare, di analizzare i fenomeni che, anche se sono noti, non sono riproducibili all'interno del modello, oppure all'interno del nostro sito, del nostro bacino, non conosciamo condizioni di funzionamento né il modello stesso che può inglobare. Quindi il modello ha di per sé, perché comunque non è una rappresentazione semplificata della realtà, tutta una serie di problematiche che non sono, tra virgolette, misurabili e del tutto integrabili all'interno dell'approccio. Molte volte semplicemente perché il modellatore non lo conosce. E l'input, il metodo climatico, ha anche esso stesso forti incertezze. Chi ha fatto analisi di idrologia, soprattutto nelle zone montane, scopre che la misurazione delle piogge da parte dei pluviometri è affetta da una grandissima incertezza. Se ci muoviamo all'interno di un raggio di 100 metri, lo stesso evento meteorico può produrre quantità di piogge che possono essere pari al 20-20%. Quindi stiamo parlando di quantità di pioggia che possono differire anche nella misurazione rimanendo all'interno di un raggio di 100 metri. Ma anche noi stessi, quando ci muoviamo dentro nel territorio, abbiamo un evento di pioggia, ci spostiamo di mezzo chilometro e scopriamo che non ha piovuto. Quindi lo stesso input ha una serie di problematiche, quindi incertezze legate allo stesso, che devono essere comunque prese in considerazione. E all'interno di SWOT, che ho messo replico, quello che ho appena letto, tutte queste informazioni, se un modello all'approccio fisico, poi rientrano nel modello in termini di incertezza. Quindi scale, parametrizzazioni, forzanti climatologiche, impatti di gestione del territorio che molte volte non sono note e quindi producono una serie di effetti che spesso e volentieri vengono tra virgolette trascurati oppure non presi in esame. Ora, detto questo, il processo è estremamente complesso, stiamo entrando un po' nel meccanismo di cosa vuol dire voler raccontare, riprodurre tramite un approccio numerico, matematico, misurabile quello che succede nel territorio. È estremamente complesso. Però non tutto è uguale, non tutto è sostenibile, ci deve essere un processo di qualità. Il primo elemento del processo di qualità è la calibrazione del modello. Cosa vuol dire calibrare un modello? Vuol dire cambiare quel modello fisico, vuol dire cambiare quei parametri che regolano i fenomeni all'interno del range di incertezza di misurazione di quel parametro, andando a capire come quella variazione impatta l'output del modello nel riprodurre un fenomeno nuovo. E questo vuol dire ancora una volta che noi dobbiamo avere consapevolezza di quello che sono le condizioni di campo. Non possiamo andare a cambiare tra virgolette i parametri a casaccio o cambiare i parametri secondo un approccio non fisico. Talvolta può anche risultare che un modello non è calibrabile perché non sono note le condizioni di funzionamento del territorio, perché non abbiamo dati di qualità sufficienti per descrivere quei fenomeni e quindi il gioco di usare un modello fisico per riprodurre un fenomeno naturale di cui non si conoscono poi le ragioni, risulta incomprensibile e quindi non applicabile. Quindi non è da escludere che un approccio modellistico come quello di SWOT porti alla conclusione
nell'implementazione reale che il modello non è realizzabile per tutta una serie di non conoscenze che limitano l'utilizzabilità dello strumento. E la calibrazione quindi in idrologia, ma può essere veramente estesa all'idrogeologia, moltissimi campi che si usano i modelli, è dovuta tantissimo alla scarsità dei dati, all'inadeguatezza nella descrizione dei fenomeni fisici, alla variabilità delle condizioni al contorno. Riflettiamo esclusivamente su un bacino idrografico. Esiste una sorgente intermittente che funziona e mette acqua nel sistema e il modellatore non la conosce. Quel fenomeno verrà chiaramente trascurato. Non pensiamo che in qualche maniera il modello possa riprodurre una condizione che non è stata, tra virgolette, inserita nello strumento stesso. Quindi fare moderazione vuol dire mettersi in gioco, vuol dire andare ad analizzare quello che si sta facendo con occhi critici, essere consci della propria limitatezza per ragionare in termini di cosa non conosco, cosa mi manca per poter alimentare lo strumento di quello che serve per poterlo rendere credibile. E la calibrazione del modello, quindi già da come l'ho presentata, pone la necessità di fare un passo in più, e questa è la sensitivity analysis. Cioè noi dobbiamo, per ogni territorio, per ogni modello che vogliamo implementare, fare un'analisi su quanto i singoli parametri vanno a impattare un fattore di controllo. E l'analisi di sensibilità in realtà, e poi quello che mi interessa a questo punto, è in realtà condiziona la stessa struttura del modello stesso e funzione dipende dalla funzione obiettivo usata nella calibrazione, dalla qualità dei dati. Quindi non ci aspettiamo che nel momento in cui facciamo una calibrazione questa magicamente debba per forza riprodurre una condizione di riferimento. Ci saranno dei limiti che devono essere accettati proprio per il fatto che stiamo sposando un approccio fisico. Non è un approccio fisico, un approccio nel quale noi faremo il fitting dei dati di output con dei dati di riferimento. Quello è un approccio, a scatola nera. E esempi di funzione obiettiva, ne ho messo diverse giusto per riflettere anche qui su alcuni aspetti interessanti. Uno degli usati di idrologia è la funzione obiettiva di Nusselt-Cliff. E questa vale da infinita a 1. 1 vuol dire che c'è una perfetta rispondenza del dato simulato con quello di controllo. E nell'infinito vuol dire fondamentalmente che il dato di controllo è costante, quindi la domanda è perché modellare. E detto questo, quindi noi modelliamo fenomeni che qualche misura hanno una variabilità. Tanto più il sistema è imprevedibile, tanto quindi più il denominatore sta variando, e tanto più l'effetto della modellazione deve essere buono. Quindi nel rapporto tra il numeratore che definisce la differenza tra il set misurato e simulato in relazione alla variabilità del fattore di controllo determina quindi se siamo minore di 0, vuol dire un modello fondamentalmente non affidabile, tra 0 e 0,5 un modello che sta riproducendo i fenomeni con una certa incertezza, con un certo grado di qualità, maggiore di 0,5 un modello buono, affidabile. E altri funzioni obiettivo sono l'EQM oppure la correlazione. Ognuno di queste funzioni obiettivo ha pregi e difetti. Non esiste una funzione obiettivo che descrive in maniera totale il fenomeno che noi stiamo studiando. Quindi ogni scelta poi impatta sul modello che viene prodotto. E ancora ho messo qualche provocazione per può analizzare e metterci delle domande quando facciamo modellistica, cioè quando vogliamo riprodurre una condizione. Ad esempio, qui siamo in una situazione dove a un certo punto è entrata in funzione una diga e le portate prima della diga sono chiaramente quelle inalterate, dopo la diga, per tutte le regolazioni che vengono fatte, sono assolutamente diverse. Ora, se noi vogliamo calibrare il modello senza considerare la presenza della diga, quello che otterremo è una follia. E quindi potremmo arrivare alla conclusione che il modello in realtà non sta rappresentando il fenomeno, ma perché in realtà non conosciamo il fenomeno stesso. E quindi nel momento in cui non c'è una corrispondenza credibile tra quello che è la risposta di un modello fisico alla realtà,
le domande ci devono venire. E questa altra situazione ci fa vedere cosa succede quando c'è un'area di laminazione, quindi prima dell'area, questo è il fiume Niger, e per la zona di laminazione, all'uscita dell'area di questa wetland, abbiamo che la risposta idrologica è assolutamente ritardata, proprio per l'effetto della wetland sulle portate. E ancora una situazione tipica è una zona in cui avviene l'irrigazione o può non avvenire. Il contenuto idrico del suolo, ovvero l'evapotraspirazione, sono assolutamente impattati dai piani di gestione agricola. Quindi fare una moderazione senza conoscere quello che avviene nel territorio vuol dire produrre, tra virgolette, impatti importanti sul sistema. E vediamo che se il sistema è gestito, quindi è impattato da utilizzi intensivo per scopi agricoli, l'evapotraspirazione chiaramente aumenta, ma anche il contenuto idrico di acqua nel suolo aumenta. E quindi questi aspetti devono entrare nella formulazione del modello e quindi devono entrare nella calibrazione. E io finirei qui e darei la parola a Piero, che ci racconta l'implementazione regionale, che forse è più interessante, così capiamo questi stessi concetti come poi vengono rivisti per produrre qualcosa di concreto utilizzato poi nelle pratiche diciamo normali. Buonasera a tutti, io sono Piero Andrea Marras, lavoro al CRS4 vi racconterò un po' come un esempio di applicazione del modello SWOT che Pierluigi diciamo ha descritto dal punto di vista teorico, che nell'ambito del progetto bilancio idrologico è stato applicato all'intera regione della Sardegna. Dunque, le fasi principali che vi descriverò sono l'impostazione quindi, del modello idrologico, quindi tutta la modellazione del bacino, la calibrazione e validazione del modello, e vi farò vedere anche alcuni risultati. Quindi la modellazione idrologica è chiaramente una fase fondamentale della messa in opera di un modello idrologico. Perché? Perché diciamo la maggiore accuratezza si ha mettendo in piedi il modello, minore l'incertezza che si ha poi nei risultati del modello stesso. Quindi per la modellazione del bacino ci si avvasi di un'interfaccia GIS, nella fattispecie l'interfaccia per ArcGIS, chiamata ArcSWOT, e i dati di input in questa fase sono quindi il Digital Elevation Model, quindi il modello digitale di elevazione del territorio, che in questo caso è il DEM compasso a 10 metri della regione Sardegna, in base al quale vengono calcolate la direzione del flusso per ciascun punto del raster in questo caso, le zone di accumulo di questo flusso e i relativi spartiacque dei sottobacini. Un altro dato di input fondamentale è stato il reticolo idrografico in formato shapefile, perché come già anticipato per Luigi prima, cioè gli algoritmi di calcolo che vengono utilizzati per la modellazione non sempre sono in grado di riprodurre diciamo le condizioni reali del territorio. Faccio un esempio: nella piana di Oristano, la piana di Oristano è ricca di antropizzazioni, cioè ci sono canalizzazioni, è caratterizzata per esempio da basse pendenze, quindi il reale percorso dei fiumi talvolta può essere diciamo calcolato in maniera errata dagli algoritmi automatici. Quindi c'è stato tutto un lavoro di diciamo reindirizzazione del reticolo idrografico prodotto dagli algoritmi automatici. Sono state poi necessarie abbiamo modellato anche la posizione degli invasi, perché nonostante non fosse oggetto di questo lavoro, questo modello comunque
può essere utilizzato anche per simulare l'impatto delle ragazze, perché noi abbiamo studiato il bilancio idrologico in condizioni di naturalità. Questo modello però in realtà può essere utilizzato anche per valutare l'impatto delle, per esempio delle regolazioni a monte di un invaso. Idem dei casi per le stazioni di monitoraggio ARPAS. Se volessimo fare un giorno delle valutazioni di tipo qualitativo sulle acque, questo modello è utilizzabile, perché le stazioni di monitoraggio ARPAS sono state modellate e inserite appunto nel nostro modello. Non ultimo la posizione delle stazioni idrometriche. Le stazioni idrometriche ci serviranno in un secondo momento per la calibrazione del modello, ovvero per confrontare i dati di output del nostro modello, nel nostro caso le portate per esempio, con le portate realmente misurate in queste sezioni. Quindi il risultato di questa prima fase è: il territorio è stato suddiviso in 109 bacini idrografici individuati tramite 1365 sottobacini. Le sezioni di chiusura di questi sottobacini sono state individuate in base ad alcuni criteri che ho elencato qua. La superficie drenante, in accordo col DM 131 del 2008, che richiede di individuare tutti i corpi idrici superficiali che abbiano un'area drenante di almeno 10 km quadrati. Poi la posizione delle stazioni idrometriche storiche, che insomma ho già spiegato, ci serviranno in un secondo momento per la calibrazione, ci sono servite in un secondo momento per la calibrazione, la posizione delle stazioni ARPAS, degli invasi artificiali, ovviamente le sezioni di chiusura dei bacini, i bacini principali sono state imposte anche nelle confluenze annuali. Come dicevo, comunque questo processo è stato molto lungo, anche se descritto così magari può sembrare abbastanza semplice, perché appunto la delineazione dei sottobacini non sempre diciamo segue l'andamento reale degli spartiacque naturali, e soprattutto nelle zone appunto con basse pendenze dove sono presenti opere di canalizzazione. Quindi oltre diciamo alla renderizzazione del nostro reticolo idrografico, è stato necessario anche rivedere in alcuni punti addirittura manualmente i limiti degli spartiacque principali e dei sottobacini. Quindi una volta definite le caratteristiche geometriche dei nostri bacini, è necessario discretizzare il territorio, poiché lo svuoto lo richiede, discretizzare il territorio in unità di risposta idrologica. Quindi queste unità di risposta idrologica, come ha detto prima il collega, sono sono rappresentate da un'unica combinazione di tipo di suolo, uso del suolo e classe di pendenza. Quindi anche in questa fase i dati in ingresso sono stati il DEM per il calcolo delle pendenze per tutto il territorio della Sardegna, la carta dei suoli della Sardegna e la carta relativa all'uso del suolo. Quindi la carta dei suoli della Sardegna, che deriva da studi pedagogici precedenti, a ciascun suolo di questo strato informativo sono stati attribuiti i parametri tramite la messa in opera di un database fatto precedentemente a questo lavoro al CRS4. Questo database contiene tutti i parametri fisici dei suoli necessari al modello SWOT per la simulazione del ciclo idrologico. I dati invece sull'uso del suolo nell'ambito di questo lavoro sono stati convertiti dallo standard Corinne Lancover, che è quello che caratterizza la carta dell'uso del suolo della regione Sardegna, quella insomma che
breve è disponibile anche sul geoportale, la portata di tutti, è stata convertita quindi nello standard land use. Perché? Perché il modello SWOT ovviamente richiede questo standard, e a ciascuna classe di standard land use sono attribuiti ovviamente dei parametri che sono tipici del modello SWOT e sono contenuti in un database. Anche questi parametri ovviamente sono utilizzati dal modello per simulare il ciclo delle acque. Anche questa fase ha presentato non pochi problemi, perché queste due classificazioni, quindi Corin Land Cover e Land Use, si basano su sistemi diversi, hanno un numero differente di classi, quindi attribuire la classificazione Corin Land Cover è molto più dettagliata, per esempio, della classificazione Land Use. Quindi è stato necessario, tramite anche un processo fortemente interpretativo che a volte è stato rivisto, poi spiegherò perché, ma in fase di, nei primi tentativi di calibrazione ci si è accorti che in alcuni bacini era difficile calibrare il modello, quindi si è rivista un po' questa conversione e si sono trovate delle criticità. Quindi per questo processo ci si avvalsi sia di un'associazione interpretativa basata ovviamente su dei criteri di corrispondenza, ma anche talvolta si è dovuto ricorrere anche alle ortofoto per capire a che cosa corrispondesse veramente la classe di uso del suolo descritta nella nostra carta. Quindi per quanto riguarda invece i dati climatici, i dati pluviometrici, abbiamo utilizzato come rete pluviometrica di riferimento le stazioni del servizio idrografico. Abbiamo semplicemente suddiviso le simulazioni in due periodi per una questione di disponibilità dei dati e di comparsa e scomparsa di alcune stazioni. Ovviamente alcune stazioni sono state dismesse, altre sono state messe in funzione più recentemente, quindi abbiamo anche un numero differente di stazioni pluviometriche. Quindi una volta messo in piedi il modello, il nostro modello è in grado di riprodurre il ciclo idrologico, però diciamo che questo è solo il primo step della modellazione, perché dobbiamo capire adesso se il modello fosse in grado di riprodurre realmente o in maniera comunque affidabile il ciclo idrologico. Il dato di confronto utilizzato a questo scopo sono le portate misurate presso le stazioni idrometriche storiche. Quindi entriamo in tutto quello che è il discorso della calibrazione. Quindi noi abbiamo prodotto il nostro modello idrologico che ovviamente produce un output, siamo andati ad analizzare quello che era l'output e quelle che erano le problematiche. Chiaramente questa è una fase molto complessa, perché il confronto con i dati misurati ha dato chiaramente delle incongruenze che sono l'oggetto della calibrazione, ovvero la calibrazione non è una procedura automatica in cui vengono generati dei numeri casuali, ma va mirata a quelli che sono i parametri che regolano i fenomeni che il nostro modello non sta riproducendo correttamente. Quindi si fa chiaramente una scelta dei parametri che dobbiamo considerare in base appunto all'analisi dell'output, in base ai fenomeni che durante questa analisi abbiamo ritenuto non stessimo riproducendo bene. Si è fatta un'analisi di sensitività di questi parametri, ovvero quanto e come questi parametri influenzano in maniera determinante il risultato che abbiamo ottenuto. Quindi in base a questa scelta dei parametri, questa analisi di sensitività, si fa una parametrizzazione, cioè si modifica la parametrizzazione laddove
abbiamo modificato la parametrizzazione laddove il nostro modello non stava riproducendo correttamente i fenomeni. E quindi la calibrazione chiaramente non è un processo che si fa una volta, è un processo molto lungo. Diciamo che questo ciclo qua è stato ripetuto se non altro centinaia di volte, poiché la calibrazione ovviamente dà dei risultati che possono essere soddisfacenti o meno. Se non sono soddisfacenti si deve rivedere la parametrizzazione, mentre poi quando si raggiunge un risultato che si ritiene soddisfacente, che viene comunque misurato, poi farlo vedere come, si procede con la validazione del modello che è stata fatta nel nostro caso su 5 stazioni di controllo. Quindi abbiamo utilizzato per la calibrazione del modello in tutto 27 punti di controllo, 5 dei quali utilizzati solamente per la validazione, sono 5 punti indipendenti, e 22 punti per la calibrazione. Ciascun punto di calibrazione, ciascuna serie di portata misurata nei punti di calibrazione è stata suddivisa in due parti: una serie temporale di calibrazione e una serie temporale di validazione. Cioè, chiaramente la calibrazione necessita per forza di cose di una validazione, perché magari noi stiamo andando a calibrare su dei punti che hanno determinate condizioni territoriali, determinate condizioni climatiche, ma poi dobbiamo verificare se queste condizioni sono riprodotte correttamente anche in un bacino che è indipendente da quello che stiamo calibrando. Quindi, come dicevo, ciascuna stazione, ciascuna serie storica di portata è stata divisa in calibrazione e validazione spaziale, mentre le 5 stazioni di validazione sono state utilizzate solamente per la validazione spaziale. Quindi per la calibrazione è stata utilizzata la metodologia SUFID2 che il collega in parte descritto prima, che adatta sì le portate simulate alle portate osservate, ma definisce e quantifica anche l'incertezza del modello. Quindi è stata scelta la funzione obiettivo di Nassau-Cliff, che, come abbiamo già detto prima, varia da meno infinita a 1, ma diciamo che è un modello accettabile, un modello affidabile, ha degli indici di Nassau-Cliff che variano, diciamo, da 0,5 a 1. La calibrazione è stato probabilmente il processo più lungo di tutto questo lavoro. Per darvi un'idea, ciascuna iterazione di calibrazione dura 2 ore e ovviamente sono state fatte migliaia di iterazioni per raggiungere, diciamo, i risultati che abbiamo raggiunto fino ad ora, poiché chiaramente la modifica dei parametri dentro il loro range, chiaramente, di incertezza, il loro range naturali, non è sempre così semplice. Bisogna trovare, cioè, la soluzione, chiaramente, come già ha detto il collega, non è unica, cioè si trovano una serie di soluzioni accettabili, ma non è unica. Però per i nostri scopi diciamo che la calibrazione ha raggiunto un buon risultato. L'analisi di sensitività è stata fatta sia a livello globale che per ciascun singolo parametro. Che cosa vuol dire? A livello globale faccio un'analisi di sensitività per quantificare, tramite questo indice di Stark, per quantificare quanto i miei parametri e quali parametri sono più influenti nella riproduzione del ciclo idrologico. Quindi quali parametri devo andare a modificare per far sì che il mio fenomeno venga riprodotto correttamente. L'analisi invece one at time
ci indica per ciascun fattore, come si può vedere dal grafico, dove abbiamo le portate osservate con la linea tratteggiata, e le varie linee colorate rappresentano le nostre portate simulate al variare del valore, per esempio, di card numbers entro il suo range di incertezza. Quindi, per esempio, in questo caso si vede che il parametro è molto sensibile, cioè la variazione, al variare di questo parametro l'idrogramma cambia significativamente. Quindi questo ci ha permesso di effettuare la calibrazione in maniera diciamo rigorosa, e non chiaramente con delle parametrizzazioni studiate ad hoc. Quindi il risultato di questa prima fase, che diciamo è stata una calibrazione a scala regionale, ha dato comunque degli ottimi risultati. Come possiamo vedere, siamo partiti da un indice di Nassau-Cliff del modello non calibrato di 0,19 per arrivare a un indice medio di 0,73 nelle stazioni utilizzate per la calibrazione. Quindi queste parametrizzazioni che abbiamo utilizzato sono state applicate a tutto il territorio regionale, ovviamente differenziando a seconda dei tipi di suolo, dell'uso del suolo e della copertura vegetazionale. Anche in validazione sono stati, diciamo, confermati i risultati ottenuti in calibrazione. Potete vedere in questi due grafici, questi sono due esempi di andamento delle portate simulate e osservate nelle stazioni di validazione. E come possiamo vedere, oltre agli indici di Nassau-Cliff, che nel primo caso abbiamo quasi 0,90 e nel secondo 0,70 quasi, come abbiamo detto, da 0,5 a 1 abbiamo un modello che è pressoché affidabile, però possiamo vedere anche proprio graficamente dall'andamento degli idrogrammi che la risposta idrologica è molto coerente con quella delle portate delle stazioni realmente delle portate realmente misurate nelle stazioni. Ricordiamo, questa è una validazione, questi due idrogrammi sono idrogrammi relativi a una validazione spaziale, quindi queste stazioni sono totalmente indipendenti, però ci danno la misura di ciò che abbiamo fatto in calibrazione, quindi significa che stiamo riproducendo verosimilmente i fenomeni cioè il ciclo idrologico, il ciclo delle acque. Abbiamo messo in opera un altro approccio, perché ci siamo accorti che si poteva ancora migliorare il risultato. Quindi abbiamo suddiviso il territorio, abbiamo regionalizzato la calibrazione, quindi abbiamo suddiviso il territorio in aree, in macrozone, a seconda di, diciamo, caratteristiche geomorfologiche, climatiche, che diciamo vengono anche confermate da una risposta idrologica molto simile. Quindi creando, calibrando il modello a zone. Questo ci ha permesso di migliorare ancora di più il risultato. Quindi siamo passati da un indice di Nassau-Cliff medio di 0,73 a un indice medio di 0,75. Quindi faccio un piccolo esempio di questo processo, che è il fiume Covina. Stesso approccio che abbiamo seguito a scala regionale, abbiamo seguito anche per queste subzone. Quindi stazioni di calibrazione e stazioni di validazione. Questa è la stazione più a valle del Covina, che è stata utilizzata per la validazione in questa fase. Possiamo vedere come qua abbiamo ottenuto inizialmente un indice di Nassau-Cliff di 0,70, quindi
una risposta idrologica già molto buona, però possiamo vedere che nonostante l'andamento delle due curve in blu osservata e in rosso simulata, questo è in realtà è l'andamento medio mensile delle portate in questa stazione di controllo, possiamo vedere che abbiamo sovrastimato comunque le portate nonostante la risposta fosse molto simile. Quindi in base chiaramente all'analisi dei risultati si può capire per esempio che c'è una sovrastima, un'evidente sovrastima del deflusso superficiale, così come una evidente sottostima dell'evapotraspirazione e dell'infiltrazione. In base a queste considerazioni, partendo dal risultato precedente, siamo andati a inserire nella calibrazione anche altri parametri che non sono stati considerati precedentemente, ma che regolano comunque questi fenomeni, e siamo andati a calibrare nelle stazioni a monte. Queste sono le tre stazioni sul Manno di Ozieri e sul Rio Putule. Vediamo sempre in blu le portate medie mensili misurate su queste stazioni, e in rosso abbiamo la linea tratteggiata e il risultato che avevamo ottenuto sono le nostre portate ottenute precedentemente a questo lavoro di calibrazione, diciamo, subregionale, chiamiamolo così, mentre la linea continua rappresenta le portate a seguito di questo lavoro, diciamo, di dettaglio in questa subzona. Come si può vedere, la risposta dei vaccini è notevolmente migliorata. Questo avviene anche lo stesso per il Rio Manno di Berchida, che è un altro affluente del Colinas, stesso, diciamo, discorso, e questo viene confermato anche dal risultato che abbiamo ottenuto sulla diga Muzzone, che come ho detto è appunto della stazione di calibrazione in questo caso, e possiamo vedere che la risposta biologica è migliorata notevolmente, e ciò viene confermato anche dall'indice di Nassau-Cliff, che ripeto ci dà sempre la misura, diciamo, del risultato che stiamo ottenendo. Quindi siamo passati da un indice medio di 0,70 a un indice di 0,80. Stesso discorso stiamo portando avanti per quanto riguarda tutta la zona est, quindi in particolare per quanto riguarda il fiume Mendoza, e questo è giusto un'anticipazione del risultato. Come potete vedere, il risultato è già abbastanza buono, la risposta idrologica è già abbastanza buona. Quindi vi mostro un po' quelli che sono i risultati e anche le considerazioni che si possono fare una volta effettuata la modellazione e la calibrazione con il modello SWOT, tenendo conto che tutte queste considerazioni, tutti questi risultati si hanno a scala di sottobacino, quindi per tutto il territorio noi possiamo avere i parametri, i termini del bilancio idrologico, come abbiamo detto, a seconda dell'uso che si fa del modello, non solo quelli, anche altri tipi di parametri, a scala di sottobacino. Quindi questo è l'andamento di alcuni termini del bilancio per quanto riguarda il fiume Tirso. Possiamo vedere che sono è delineabile un trend, cioè dal 1924 al 2008 c'è una progressiva diminuzione degli afflussi. In particolare dal 1980 e poi c'è un bruschissimo calo delle precipitazioni, stiamo parlando di 100 mm in meno in media, e quindi una diminuzione del 15% degli afflussi e di conseguenza anche dell'evapotraspirazione. Però si vede che per esempio l'evapotraspirazione diminuisce in termini assoluto, quindi in termini, in poche parole, di millimetri, però aumenta il rapporto evapotraspirazione precipitazione, quindi stiamo parlando di un periodo estremamente siccitoso. Infatti questo, diciamo, è stato, cioè questo
è confermato da ciò che veramente è avvenuto in quel periodo. Lo stesso per i deflussi superficiali, abbiamo un notevole calo dei deflussi superficiali, stiamo parlando di un calo del 20%, quindi abbiamo una diminuzione del 20% delle risorse idriche superficiali. Quindi queste sono tutte le, diciamo, sono alcune delle considerazioni che si possono fare tramite l'analisi, tramite la modellazione idrologica effettuata col modello SWOT. Buonasera a tutti, con questo mio intervento cambieremo un pochino argomento rispetto agli aspetti scientifici dell'idrologia che abbiamo visto prima. Io sono un informatico, vi prometto che userò meno acronimi possibile, e tratteremo il tema di come i dati prodotti dalle analisi dei miei colleghi possono essere resi fruibili in modo utile e efficace all'utente finale. L'obiettivo della presentazione è mostrare quali sono i flussi di dati e di operazioni necessari per la messa in opera del modello, quindi la sua impostazione, il reperimento dei dati necessari alla configurazione e alla creazione dei dati di input, quindi il trattamento, l'elaborazione dei dati di output del modello e la rappresentazione di questi in un ambiente, in un'interfaccia che sia pratica e immediata per l'utente che deve trarre significati dai valori che sono stati esposti. Al termine, in conclusione, mostrerò alcune implementazioni che sono state fatte al CRS4 su studi prevalentemente di carattere idrologico e oceanografico. Quindi, come risulta chiaro dalle presentazioni precedenti, il nostro gruppo si occupa di definire soluzioni avanzate per lo studio di problemi ambientali prevalentemente legati all'idrologia e all'oceanografia attraverso l'uso di modelli numerici. Uno sforzo importante dal punto di vista tecnologico che viene fatto da me e dai miei colleghi è quello di realizzare interfacce sul web. Perché il web? Perché i nostri utenti che utilizzano il sistema, come anticipato anche a Luigi in precedenza, sono soggetti decisori, enti che si occupano di pianificazione o di monitoraggio, ad esempio. Il web è uno strumento semplice da usare che oggi fa parte della quotidianità, smartphone, web browser che tutti sono in grado di utilizzare, quindi un apprendimento minimo per l'utente nell'utilizzo di questi strumenti rispetto ad esempio a interfacce più complesse come quelle che sono state mostrate, che richiedono competenza nell'uso di software molto specifici come plugin di ArcGIS, per chi conosce immagino tutti il settore. Un secondo motivo per cui il web è molto interessante per il report di questo tipo di informazioni è la dimensione del problema che viene studiato. Come accennava Piero, il suo studio ha richiesto un numero di simulazioni anche elevatissimo, quindi 2000 simulazioni, ciascuna delle quali con un tempo medio di quasi 2 ore, un totale quindi di quasi 140 giorni, il tempo di calcolo, e una dimensione di output per singola simulazione nell'ordine dei 10 giga, quindi un totale di 20 tera. Un'altra applicazione che abbiamo in esecuzione al centro, che si occupa di previsione ecodinamica marina per l'area della Sardegna, abbiamo in esecuzione 6 modelli che vengono eseguiti in parallelo, che fanno una previsione di 6 giorni su 5 diverse aree locali delle acque costiere della Sardegna, più un modello regionale che è dell'intera Sardegna. Ora, sono dimensioni queste che necessitano di strutture di calcolo apposite, quindi sistemi di calcolo di high performance computing che noi abbiamo disponibili al centro. Ora, il web consente di accedere a dati prodotti con questo tipo di tecnologie senza avere necessità di un accesso diretto a queste infrastrutture. Quindi, da remoto, in mobilità e in condivisione. Utenti diversi che collaborano con la stessa
analisi, possono condividere in real time le informazioni che vengono mostrate. Quindi qual è il primo passo per l'automazione di queste operazioni? Innanzitutto l'impostazione del modello. I modelli ambientali, in generale tutti i modelli, hanno bisogno di un set di informazioni che vanno predisposte secondo i requisiti del software. Quindi, ad esempio, nei modelli di cui parliamo, SWOT o modelli oceanografici, sono necessarie condizioni come la meteorologia, temperature, pioggia, venti, informazioni sull'ambiente o sul territorio. Questi dati normalmente sono resi disponibili online da provider istituzionali con dati più o meno certificati e possono essere liberamente scaricati dal web. La seconda fase è l'elaborazione di questi dati. Una volta scaricati, questi dati devono essere formattati e organizzati secondo le specifiche date dal modello che si utilizza. Quindi il dato input di un modello SWOT è formato ad esempio da dati tipo DBF, dati raster, file di testo, quindi una moltitudine di informazioni che vanno organizzate a partire dai dati iniziali scaricati. Una volta prodotti questi dati, possono essere passati al modello che a questo punto agisce in modo quasi autonomo. Ora, queste operazioni spesso vengono eseguite in modo manuale dal tecnico, dall'operatore o dallo studioso che utilizza il modello. Tuttavia noi cerchiamo sempre di utilizzare un approccio automatico, nel senso che con l'approccio manuale è molto facile ottenere errori non riproducibili, ma anche successi non riproducibili, nel senso che piccoli cambiamenti manuali di cui è difficile tenere traccia possono portare modifiche all'output, al risultato finale, non facilmente recuperabili nello storico delle azioni compiute dall'utente. Per cui noi spingiamo sempre per l'automazione di questi processi. Abbiamo sviluppato varie procedure per i modelli che utilizziamo che garantiscono di tenere sempre traccia di qualsiasi modifica e quindi di riprodurre sia i risultati positivi che i risultati negativi, che permettono quindi la correzione dell'azione errata. Una volta terminato, quindi questa è la prima fase, l'impostazione e l'esecuzione del modello. Abbiamo detto automatizzata, trasparente all'utente finale, quando possibile ovviamente. La seconda fase, ovvero al termine dell'esecuzione del modello, si ha una configurazione simile, nel senso che anche l'output del modello, dei vari modelli, si può presentare nei modi più disparati. Esistono modelli che hanno un output in formato testo, modelli che hanno output in formato LED-CDF, database. Ora, questi dati, per poter essere utilizzati, devono essere adattati all'interfaccia finale, cioè ovvero all'interfaccia che si decide di utilizzare per presentare il dato a chi lo deve interpretare. Quindi, al termine, questo tipo di operazioni viene identificato come extract transform load, ovvero prevede una fase di elaborazione dell'output, quindi estrazione dei dati di interesse da una sorgente dati, e una fase di trasformazione in cui il dato viene selezionato, ripulito, convertito eventualmente e quindi una fase di load, ovvero di caricamento all'interno di una base di dati destinazione che avrà tutte le caratteristiche opportune per renderla fruibile dall'interfaccia scelta. Nel nostro caso l'interfaccia scelta è il web e quindi nella maggior parte dei casi il database destinazione di questa procedura è un database relazionale o ultimamente stanno prendendo molto piede i database NoSQL con vantaggi e svantaggi rispetto a quelli tradizionali. Anche in questo caso la procedura è automatica, ovvero trasparente all'utente è non controllabile dall'utente che interpreta il dato dal web.
Ad esempio, in un caso specifico di interfaccia di procedure ETL per il modello SWOT. L'output del modello SWOT è scritto in file di testo. Centinaia di file, solo output in file di testo di dimensioni molto grosse. L'insieme dei dati di interesse per un'interfaccia che consenta di analizzare i dati del modello è distribuita in centinaia o anche migliaia di file, tutti i file di testo in medie e piccole dimensioni, relazionati tra loro in modo praticamente incomprensibile all'utente. Aprendo i singoli file, questo è un esempio di un file di output di SWOT, è molto difficile ricavare un'informazione significativa senza un'interfaccia che la semplifichi. La procedura, inoltre, come citavo prima, è necessario reperire alcune informazioni che si trovano in altri formati, database DBF e dati geografici in altri formati ancora. La procedura che abbiamo implementato al CRS4 per la ETL di SWOT è divisa in due fasi. La prima fase è risolta dal software chiamato Sprite. Questo software prende in input tutti i dati della configurazione dell'output di SWOT, è in grado permette di selezionare i dati di interesse, è possibile selezionare le singole simulazioni che si vogliono acquisire, si possono specificare una serie di informazioni come ad esempio il sistema di riferimento di output dei dati geografici che vengono utilizzati. Il software acquisisce tutte le informazioni, le normalizza secondo uno schema univoco. Negli anni ci è capitato che le nuove versioni di SWOT delle interfacce di configurazione del modello producessero e memorizzassero dati in formati via via diversi. Questo ovviamente creava dei problemi nell'importazione dei dati. Abbiamo per cui sviluppato questo software che riconduce qualsiasi modifica apportata da terzi, quindi da flussi di lavoro che noi non possiamo controllare, riconduce a un unico modello che noi quindi possiamo sempre analizzare nello stesso modo. L'output di questo software, di Sprite, è un archivio compresso che contiene questo schema di file. La seconda fase della procedura ETL per SWOT è gestita da un software a linea di comando che è eseguibile in ambiente Unix, si chiama SWOTSL, che a grandi linee legge l'archivio creato dal software Sprite, estrae i dati e li memorizza all'interno di database che normalmente sono utilizzati come database di staging di tipo SQLite, sono database un po' particolari perché sono autoconsistenti, non richiedono cioè l'utilizzo di infrastrutture come server, database e simili. Questo file in particolare legge tutti i file di testo, ricrea le relazioni all'interno di uno schema relazionale e memorizza i dati all'interno del database, che quindi a questo punto è accessibile da qualsiasi client supporti tipo di connessioni per SQL, per chi conosce l'argomento. Quindi si ha una fase di standardizzazione. Ora, i dati sono quindi accessibili dai normali, dai comuni approcci basati sul web. Un'altra cosa importante che fa questo software è quella di ricreare uno schema univoco. Lo schema di dati che viene importato, indipendentemente dalle differenze di impostazione e di configurazione che si possono trovare tra versioni diverse di SWOT o delle interfacce, questo software riproduce sempre lo stesso schema, che quindi è sempre confrontabile con altri database, anche della stessa simulazione, è sempre coerente. Questo è un vantaggio non da poco, perché le interfacce web si prestano al lavoro collaborativo, quindi all'aggiornamento, alla richiesta e all'inserimento di informazioni in modo dinamico e al confronto immediato.
Questo è possibile appunto grazie a questi controlli preventivi sul dato che viene poi esposto. L'ultima fase dopo la procedura ETL è quella di pubblicazione sul web. Questo è più un riassunto di che cos'è un'architettura web application. Una web application è un software web, un software basato sulla rete, quindi un'architettura client-server, in cui un client richiede operazioni a un server, il quale risponde accedendo a risorse e infrastrutture trasparenti, quindi nascoste al utente che richiede l'operazione. Gli elementi base sono quindi il client, uno smartphone, un browser, un'app specifica per lo smartphone, poi un application server che è l'entità in cui risiede la logica operazionale, la logica, la business logic si chiamerebbe, ovvero la logic, le informazioni, le interfacce e le risposte alle domande del client. Quell'application server internamente si collega poi normalmente a un database server, che in questo caso, rispetto al discorso che abbiamo fatto finora, è il database creato dalla procedura ETL. C'è anche un quarto elemento che nel caso specifico di SWOT o dei modelli ambientali è molto importante, è il map server, ovvero un ulteriore elemento che è in grado di restituire le informazioni geografiche in modo correlato a quelle del database di informazione numerica. Questa è l'architettura a web application. Adesso, per chiarire, per vedere in pratica di cosa stiamo parlando, vi mostrerò tre applicazioni che abbiamo sviluppato. La prima è l'interfaccia che rappresenta proprio lo studio fatto da Piero e Pierluigi sul bilancio idrologico della Sardegna, quindi come tutte le informazioni e le formule che vi sono state mostrate si presentano poi nel prodotto finale all'utente che ne deve fare uso. Questa ad esempio questa è l'interfaccia dell'interfaccia del portale. Come vedete sono presenti tutti gli elementi interessanti dello studio, quindi c'è una descrizione del modello, la descrizione delle operazioni che sono state fatte per la calibrazione e per ottenere i risultati che sono qui esposti. E poi prende l'accesso ai dati di input, quindi ad esempio qui è mostrato in questo screenshot l'altimetria, la struttura fisica dell'area di studio, quindi della Sardegna. Tutti i dati sono suddivisi per bacino e tutte le informazioni sono coerenti e correlate con l'informazione geografica. Rispetto al dato di output del modello, qui c'è informazioni sono estremamente chiare e facilmente intuibili. Non dovrebbe essere necessario, una buona web application oggi non deve aver bisogno di un manuale per essere utilizzata. Ovviamente in questo caso si tratta di informazioni specifiche, quindi il fruitore è una persona che ha dentro l'argomento e sa cosa significano tutti questi numeri, però l'utilizzo dell'interfaccia in sé deve essere molto efficace. In questo caso non ci sono sezioni difficilmente interpretabili. Qua sotto sono venuti tutti i parametri, la rete pluviometrica, quindi il tempo, come vi ho detto, la carta dei suoli che ha presentato prima Piero, tutte interrogabili. Qui ora la demo non è interattiva, quindi non posso farvi vedere il risultato finale, ma è possibile interrogare singolarmente questi bacini per ottenere le informazioni di interesse. La seconda, la parte poi di dei risultati è contenuta all'interno della sezione bilancio idrologico, dove sono presenti tutti i parametri studiati, portate, deflussi di filtrazione, evapotraspirazione,
gli afflussi, e anche qui si ha una suddivisione per bacini con informazioni relative all'area, e poi è possibile accedere alle informazioni per il singolo sottobacino e alle informazioni in ragguagliato, ottenendo quindi un dettaglio di informazione che viene rappresentato in sovraimpressione rispetto al portale. Le tecnologie utilizzate per questo portale, nel lato back-end, quindi lato quello che in paio di slide precedenti era identificato come application server, abbiamo la procedura ETL realizzata con software Sprite su SQL che abbiamo descritto, il database di staging, SQLite, ora il database di passaggio che viene scritto dal software SQL e viene poi trasferito una volta completato e verificato all'interno di un database con prestazioni superiori, in questo caso abbiamo scelto un Postgres con l'estensione spaziale PostGIS, che consente prestazioni notevolmente superiori in ambiente multiutente sul web. Il server delle map, quindi la gestione dei dati geografici, è assegnata a GeoServer, un applicativo open source per la esposizione di map sul web, e l'accesso all'utente finale, l'esposizione delle pagine è gestita con Node.js, con una tecnologia attualmente molto diffusa e con prestazioni molto elevate. Nel lato front-end le tecnologie sono quelle standard, quindi front-end del client o l'application dello smartphone che viene utilizzata, quindi jQuery per il lato logico, Bootstrap per il lato organizzativo delle pagine e OpenLayer per la visualizzazione dei dati geografici. È interessante notare che l'uso di queste tecnologie consente di garantire la responsività dell'applicazione, intesa come la capacità di adattarsi, di adattare il layout della pagina finale a diversi dispositivi. Oggi un'applicazione che funziona su web deve funzionare non solamente sul proprio browser del PC, ma anche sullo smartphone o sul tablet. Strumenti particolarmente utili, soprattutto in situazioni in cui questi dati devono essere consultati in movimento, all'esterno. Un'altra applicazione precedente a quella del bilancio ecologico a Sidro è stata sviluppata nell'ambito di un progetto europeo che coinvolgeva oltre 30 partner e che aveva come obiettivo lo sviluppo di una piattaforma per il monitoraggio e la pianificazione per le risorse idriche del bacino del Mar Nero. Stiamo parlando di un progetto veramente grosse dimensioni, 2 milioni di chilometri quadrati, come potete leggere, 24 nazioni coinvolte, fiumi come il Danubio coinvolti nello studio. Noi ci siamo occupati dell'acquisizione dei dati prodotti e della loro rappresentazione sul web, quindi attraverso un applicativo, un'altra web application, simile come contenuti a quella sviluppata nell'ambito del progetto che abbiamo descritto oggi. Leggermente diversa come tecnologie utilizzate. Questa era l'interfaccia, che ad esempio questa parte qua è il Mar Nero, appunto. Questa è la suddivisione in bacini e sottobacini dell'area di studio. Come vedete c'è praticamente tutta l'Europa, è parte dell'Asia. Qui ad esempio è mostrata un'interfaccia con un'interfaccia diversa, la carta dell'uso del suolo, che è presente anche parallelamente nell'applicazione che ho mostrato prima per il bilancio geologico Sido. Qui si vede sotto forma di grafico, tabellare e di mappa le stesse informazioni. Qui si ha il dettaglio, qui si può vedere, ora non è più piccola, non si riesce a vedere il posizionamento del bacino che viene identificato da queste informazioni. Anche qui, come vedete, sono presenti tutte le informazioni sul dato del contesto dello studio, quindi la topografia, il suolo, l'uso del suolo, il DEM.
varie altre informazioni. La cosa interessante è l'interazione tra queste varie, tra questi vari strumenti, quindi le informazioni sono sempre coerenti, sempre aggiornate e interrogabili in modo personalizzato dall'utente. Questa è sempre lo stesso applicativo con un altro tipo di visualizzazione, questo è il soil water, quindi il contenuto idrico del suolo. Qui c'è un'informazione anche su questo del rischio siccità, insomma, e questo tipo di interrogazione è basata invece sulle mappe, solamente sulle mappe, quindi come vedete è possibile selezionare l'anno e il mese di interesse per vedere qua sotto il risultato prodotto dal modello. Qui ancora un'altra forma, un altro metodo di visualizzazione delle informazioni, come grafico, qui abbiamo il bilancio biologico mensile per gli anni di interesse, con diverse forme di grafico, ognuna che dettaglia un parametro specifico. Quindi questa è un'altra applicazione simile alla precedente, applicata in un contesto molto diverso. Quindi sul back-end avevamo tecnologie piuttosto complesse, tutto il calcolo era gestito da un'infrastruttura di tipo grid basata su software G-Lite, che consentiva, in cui è possibile, non so se conoscete la tecnologia, il tipo di tecnologie grid, sono tecnologie che consentono di condividere tra partecipanti a una confederazione le risorse di calcolo, quindi un'università, un centro di ricerca, una società privata che vogliono mettere a disposizione risorse di calcolo per risolvere un problema complesso lo possono fare aderendo a questo tipo di infrastrutture che vengono poi viste dai software di calcolo, ad esempio SWOT, come un'unica entità di calcolo. Ovviamente non è così semplice, il modello SWOT è stato, nell'ambito di questo progetto, è stato modificato, è stato parallelizzato, sono state fatte operazioni molto complesse per renderlo compatibile con questo tipo di infrastruttura, però il risultato finale, sempre per i vari livelli di astrazione di cui ho parlato in precedenza, risulta trasparente all'utente che utilizza poi l'interfaccia che vi ho mostrato. Infatti il software che ha implementato la procedura ETL è stato lo stesso, ovvero Sprite più SWOTSL, quello che abbiamo usato per il bilancio comune. Ancora il database di staging con SQLite, in questo caso la tecnologia non era basata su Node.js ma su più tradizionale Tomcat, tecnologia Java, e il gestore del dato geografico era MapServer. Lato front-end invece tecnologie sempre basate su jQuery è un client per la visualizzazione di informazioni geografiche sviluppato CRS4 che è MS Cross. Un'ultima applicazione interessante che si discosta dall'ambito idrologico e verte su problemi di oceanografia è sviluppata recentemente sempre da noi a CRS4 è l'Operational Marine Tool. Questo è il progetto che ho citato prima dei 5 modelli di esecuzione in parallelo per le aree marine costiere della Sardegna. Questo esempio, questa applicazione è quella dove abbiamo raggiunto il più alto livello di sviluppo e di automazione per le procedure di configurazione. Quelle che dicevo, se automatizzate, consentono di ridurre il rischio di errori non ripetibili e di successi non ripetibili. Vi è una catena operazionale che viene eseguita quotidianamente e che esegue tutte le operazioni di configurazione, di download, di dati, dei dati di interesse, è gestita a livello di sistema con la temporizzazione dei vari modelli che partono in modo parallelo quando non sono relazionati gli uni con gli altri e producono quotidianamente una previsione di 6 giorni che è visualizzabile attraverso questa interfaccia web molto semplice come vedete che somiglia a tante interfacce che vengono usate nella vita quotidiana per altri scopi
si ha qui innanzitutto è possibile selezionare il tipo di analisi che si vuole visualizzare. In questo caso si ha la previsione sulle temperature. L'animazione mostra con l'andamento del tempo, a partire dal giorno selezionato, il comportamento del fenomeno. È possibile controllare l'animazione per fissare il momento e ottenere ulteriori informazioni. Un altro dato, anche qui ovviamente è presente la descrizione del modello dello studio e quindi è spiegato che cosa si sta rappresentando, l'area di studio, qui, ecco, questo è un altro tipo di analisi che è possibile visualizzare. Tra l'altro è interessante perché rappresenta un fatto realmente accaduto. Questo è una simulazione di un respiro, ovvero di sversamento in mare di un inquinante. Questo, non so se vi ricordate, nel 2011 una nave cisterna aveva sversato in mare dal porto di Porto Torres 10.000 litri di olio combustibile. Ricorderete i telegiornali volontari con le tute bianche che spalavano la sabbia dal catrame, dal platamone, dalla spiaggia. Noi abbiamo riprodotto quell'incidente utilizzando la nostra procedura e abbiamo ottenuto un risultato coerente con quello che poi è successo in realtà. Infatti l'inquinante si è depositato nelle spiagge a est rispetto al punto dell'incidente, risparmiando fortunatamente il parco dell'Asinara e le spiagge di Stintino, coinvolgendo prevalentemente la zona di Sorso. E qui è rappresentato appunto quello che grosso modo è successo. Porto Torres con il maggior. Questi puntini non indicano l'inquinante, ma sono dei traccianti che indicano probabilisticamente la possibilità che si sposti l'inquinante in quella zona. Questa è un'altra simulazione, un altro parametro simulato dai modelli che abbiamo a disposizione, che sono le correnti marine, rappresentate in un modo abbastanza standard che avrete visto nella maggior parte dei siti e dei portali che si occupano di previsione marina o meteorologica. E qui la salinità, dimentichiamo, queste sono, come vedete, le aree di dettaglio. Questa è l'area globale della Sardegna, mentre questa, quella che ho mostrato in precedenza sul Golfo della Sina, quindi un'area di dettaglio, a una scala più ridotta, quindi più dettagliata. Questa è un'altra area, il Golfo di Cagliari, qui il parametro che ho mostrato è la salinità. Infatti potete vedere qua, la foce del fiume di Mando si nota una salinità molto più bassa per l'immissione di acqua dolce in mare. Qui le tecnologie impiegate, la procedura di automazione dell'impostazione del modello è stata sviluppata in Python con un forte utilizzo degli strumenti messi a disposizione dai sistemi Unix e Linux in particolare, e come interfaccia, perché l'interfaccia ancora Application Server Atomica, come front-end jQuery e Bootstrap, che sono, come ho già detto, che garantiscono quell'aspetto familiare agli utenti, proprio perché riproducono in modo standardizzato i calendari o i menu e consentono quindi all'utente di avere già familiarità con lo strumento. In conclusione, qual è l'obiettivo di familiarizzare, il motivo per cui è necessario o importante familiarizzare con questo tipo di architetture e di interfacce? Intanto perché sono paradigmi estendibili a diversi tipi di problematiche, quindi non necessariamente legati alla sola modellistica ambientale, ma possono essere veramente estesi in contesti molto diversi. Noi adesso, ad esempio, stiamo utilizzando un approccio simile anche per una tematica che riguarda la localizzazione indoor di soggetti o oggetti, utilizzando però lo stesso approccio. Poi il web, la semplicità dell'utilizzo del web,
tutti conoscono il web, è uno strumento a basso costo, di facile comprensione, non è necessaria apprendimenti complessi da parte di un utente finale che magari non ha dimestichezza con l'ambiente informatico e a cui interessa solamente o principalmente il dato numerico. E poi l'integrazione di competenze. Noi abbiamo sperimentato in prima persona che la condivisione, io sono un informatico, non so nulla di biologia praticamente, però il contatto tra studiosi e ricercatori specializzati in quell'ambito, il confronto e la progettazione condivisa di soluzioni ha portato a, a ottenere strumenti che garantiscono un'acquisizione di significato coerente, intuitiva e pratica. Quindi promuoviamo sicuramente, e poi la collaboratività ancora è molto importante, che è permessa dal web rispetto a un approccio basato sul proprio sistema locale e nel proprio ufficio.